Nella terza di ritorno sul proprio campo, il Castrovilla ricede l'intera posta alla Lamezia Terme che chiude il match con il risultato finale di 3-1. Ma andiamo alla cronaca, il primo acuto è di marca gialloblu con Bollino che impegna Iolfi da 25 metri. Passa un solo minuto e i Lamettini vanno in vantaggio. Provazza serve l'imbucata di Salandria che di destro batte sull'angolo lontano a Iolfi. Doccia fredda per i rossoneri che iniziano in salita il match. All'ottavo minuto il Castrovilla ha sui piedi di Dibari la palla del pareggio, anzi lotta da fallo laterale, serve Trofo, cross di quest'ultimo perfetto in mezzo per Dibari che da pochi passi solo di fronte all'Ai tira incredibilmente al lato, si dispera il numero 19 rossonero. Al decimo minuto Mazzotti cerca il jolly dai 40 metri, la palla finisce alta sulla traversa. Al dodicesimo un rimpallo su Sirignano finisce sui piedi di Trofo, il destro è perentorio, il pallone lambisce il palo alla destra della porta gialloblu. Al 28esimo la reazione dei Lamettini, il destro di Salandria dal limite impegna Iolfi che si salva con i piedi. Nel momento migliore del Castrovillari la Lamezia raddoppia. Bollino scodella al limite per Provazza, destro a giro sul palo lontano, niente da fare per Iolfi. Il Lamezia raddoppia e per il Castrovillari si fa tutto più difficile. Mister Colle butta nella mischia il neoacquisto Padin al posto di Mazzotti che non gradisce. Il tempo si chiude con una buona occasione per Teju che riceve dalla sinistra da Rosi e mette in mezzo. La palla attraversa tutto lo specchio della porta senza che né Padin né Carrozza riescano a ribadire in rete. Si chiude così il parziale con i padroni di casa sotto di 2 gol. Nella ripresa il Castrovilla riparte subito bene, dal quarto minuto accorcia le distanze. Contropiede fulmineo dei rossoneri, Carrozza lancia nello spazio Rodi, un solo rimbalzo e pallonetto delizioso del numero 99 che lascia fermo ai blocchi il portiere gialloblu. Gioia più che comprensibile per l'attaccante rossonero e svantaggio dimezzato. Il Castrovillari ci crede, al sedicesimo minuto Teju in precario equilibrio prova il destro, para il portiere Lametino. Ma ancora una volta, nel momento migliore dei padroni di casa, il Lamezia chiude il match. È il minuto 33, Terranova subentrato nella ripresa, sguscia via tra due avversari, guadagna l'area rossonera e scarica in mezzo per Bollino che da terra riesce a colpire di testa per Arbecom, che cicca la palla di destro, poi è il più lesto di tutti a ribadire in rete di sinistro. Terzo gol per gli ospiti che di fatto chiudono la partita. Al 38esimo una buona combinazione tra Azzurro e Trepiglio con il corridoio per Perli che non aggancia. Per il tempo restante non succede nulla di rilevante, il Lamezia si riprende i 3 punti persi all'andata ed il Castrovillari dovrà provare adesso a fare risultato a Portici domenica prossima.